Ciao a tutti e bentornati sul canale di Vitale. Oggi ritorniamo con il gaming. I videogiochi. Esatto, era da tanto tempo che non facevamo un video con i videogiochi. E in tanti ci avete richiesto di giocare a un nuovo gioco. O meglio, non è proprio nuovo il gioco, però per noi sì, non lo conoscevamo. Quindi ci siamo informati, abbiamo trovato questo gioco, Granny. In che cosa consiste Granny? Il giocatore praticamente viene sorpreso nel bosco dalla nonnina cattiva e viene rinchiuso nella sua casa. Abbiamo 5 giorni di tempo per uscire dalla casa. Oddio! E la nonnetta praticamente ci tiene chiusi nella sua casa e dobbiamo... Che paura! E per cercare di uscire dobbiamo risolvere una specie di enigmi, risolvere un quadro, trovare delle parti. Quindi bisogna scappare prima che passino questi 5 giorni. Io ho già paura. Eh sì. Io ci ho solo fatto un po' di pratica, Anita ancora non l'ha neanche visto. E sembra bello complicato per me, per questa tipologia di gioco. Sembra super facile, ma in realtà... ci ho provato a giocare ed è un po' difficile per me, non lo nego. Mettetevi comodi, cominciamo subito con la partita di Granny. Via! Allora, praticamente qui abbiamo il menu delle opzioni. Come potete vedere io ho fatto un po' di pratica. E nella pratica praticamente non c'è la nonnina, quindi puoi andare in giro in casa. E come dice anche qui, però, non è che sei sicuro da ogni pericolo. Infatti io sono stato ammazzato diverse volte da un ragno gigante. Girava per la casa. Oddio. Sì. E quindi io, siccome ci ho già provato a giocare, andrei con la versione facile. Okay. Quindi easy. Proviamo. Ok. E bisogna stare molto attenti perché bisogna sentire il rumore della nonnina quando arriva. La nonnina praticamente sentirà, come c'è scritto anche qui, sentirà tutti i nostri movimenti. Quindi dobbiamo fare piano e cercare di non essere presi dalla nonnina, che cammina con una mazza. Oddio, che paura! Allora, questo è l'intro del gioco e noi stiamo camminando nel bosco. Oddio. Rialzo il volume. Aiuto, ora sbotta all'improvviso. È stato rumore. Oddio, questa è la nonnina! Sì. Ma è bruttissima! Mi aspettavo una nonnina normale, non così inquietante, erano zombie! E quindi noi ci eravamo persi nel bosco e la nonnina ha trovato noi. Ci ha dato un colpo di mazza in testa e cominciamo così il giorno 1. Allora, vuoi provare tu prima o vuoi vedere io come faccio? Gioca prima tu, che è meglio. Okay. Allora, ci svegliamo in una stanza. Non si vede niente. Non si vede niente perché dobbiamo prendere per prima cosa la luce. Ah. Ok. Quindi qui abbiamo il letto, ci possiamo nascondere sotto il letto. Devo alzare il volume però. Ho già un sacco di paura. Io odio i giochi horror, mi fanno troppa paura. E poi possiamo andare a vedere nel cassetto. Qui c'è scritto "Leave this house", lascia questa casa, abbandona questa casa. Scappiamo subito. E qui non c'è niente. Allora, la porta. Questa musica è inquietante. È arrivata! È già arrivata! L'hai vista! Dove? Era lì! No! Shh. Eccola! Spero che non mi abbia visto. Perché ha sentito il rumore dei passi? Oddio! Ho provato ad aprire la porta e lei è uscita. Vedi, sta uscendo adesso. Che paura! Come facciamo a muoverci se sente tutti i rumori? Noi praticamente ci possiamo o accucciare o rimanere bassi sotto il letto. Però se ti vede che ti nascondi sotto il letto, lei scende giù e ti prende comunque. Che paura. Ci si può anche chiudere dentro gli armadi. Adesso ti faccio vedere come. Hai sentito questo rumore di ferro? Ha lasciato praticamente una trappola per... Ma è cattivissima questa nonnina. Infatti, eccola, questa è la trappola. Maledetta. Ora dobbiamo stare attenti ad evitare la trappola e dobbiamo andare in giro per la casa
Sembra facile, ma non lo è. Bisogna andare stare... in giro per cercare. Per cercare la via d'uscita? Sì, per cercare degli attrezzi che poi ti facciano uscire. E non dobbiamo essere presi dalla nonnina. Ho fatto rumore! Ho fatto rumore! Mi devo nascondere! Con R ci si nasconde sotto il letto. Eccola! Era qua dietro! È entrato adesso, oddio! Abbiamo fatto appena in tempo, non lo so, però forse da questa parte? Oddio. Ora dobbiamo stare super attenti perché ha sentito il rumore. Ha detto "Where are you?" Che vuol dire dove sei? Ha lasciato di nuovo la trappola per gli orsi. Che facciamo? Usciamo? Si sentono i passi di lei che gira intorno per la casa. Quindi bisogna stare attenti ai suoni e sentire se lei sta camminando. Esatto. In giro. Oddio. E soprattutto bisogna stare attenti anche se tu magari sbatti sulla sedia, fai rumore, lei sente il rumore e arriva. Poi ci sono anche delle trappole col filo, che quando tu passi e inciampi in questo filo sono una campanella e quindi lei arriva di corsa. Oddio. Allora provo ad uscire, vediamo se siamo fortunati. Okay. Eccola, una trappola. Non si vede niente. Infatti. Dobbiamo stare super attenti. Cos'era questo rumore? È entrata qui. Dove? C'è un'altra scala di là. Che paura! Proviamo a spostare questo qui. Aspetta. Questi scatoloni. Rumore. Lo so che faccio rumore, però dobbiamo cercare di scappare e trovare... Allora, questa è la cassetta delle armi. Hai bisogno di una chiave, si della sente. Chiave per prendere le armi. Ha detto, vuoi giocare a hide and seek, che sarebbe nascondino. Ah, che paura! Aiuto, scappa! Proviamo a vedere qui dentro che c'è. Non niente. C'è niente qua dentro. Ma... E cos'è quello? C'è un bottone? C'è un pezzo di fucile? E prendi, un teddy bear. Puoi prendere tutte e due? No, ne puoi prendere solo uno alla volta. Adesso ho preso il pezzo di fucile e possiamo andare nel garage a costruire il fucile. Ah, e poi lo puoi sparare? Sì. E l'ho usato solo sul ragno il... Qui c'è un pezzo di quadro, vedi? Oddio. Abbiamo fatto rumore! Corri, corri! Dobbiamo abbassarci per entrare in questo cunicolo. Che cosa? Qui siamo nella parte di sotto, vicino al garage. Adesso andiamo in garage. Ok, siamo nel garage, c'è la macchina anche. Okay. E qui, vedi, ho messo... c'è una chiave. Prendila. The playhouse key, praticamente e le munizioni anche qui. La chiave del... cioè praticamente un gioco su in... Hai fatto rumore! Nasconditi! Sono sicuro che arriva adesso perché è troppo che... Eccola, è passata lì! Sta controllando la stanza! Oddio! Che paura! I brividi! Per fortuna mi sono nascosto qua dentro! Lo sapevo che sarebbe arrivata. Io penso che morirò in un minuto. Sta salendo le scale. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti su tutti i consigli, perché io non sono riuscito a scappare ancora da qui. Sicuramente voi siete esperti. Oddio. Una trappola. Dobbiamo cercare di fare piano. Ora stai cercando il posto per aprire, no? Per usare la chiave. Vedi, questa è la... fa suonare il campanellino. Io in realtà stavo cercando la chiave. Sta arrivando, sta arrivando. Fammi nascondere qua dietro.
Ho sentito il rumore dei passi. Non c'è. Voglio trovare la chiave della cassetta delle armi, in modo tale da poterla addormentare. Puoi far addormentare qui. Lei? Sì, per poco tempo. Wow. Vediamo se in cucina troviamo qualcosa. Piano piano. Allora, vediamo. Qui ancora non c'è niente. Vediamo nei cassetti. Qua niente. Qua niente. Qua niente. Vediamo sopra. Oddio. Sento che sta arrivando. Ah. Non si sentono più i passi. Ok. Eccola, stava sulle scale, non so se l'hai vista. No. Stava scendendo dalle scale. Non so dove nascondermi. Non so dove nascondermi. Sì, sotto il tavolo. Io ci vado qui. Ecco, vicino. Si sentono i passi. Qua vicino. Mi ha trovato. Mi ha trovato. È inquietantissimo. Pensavo non mi vedesse da lì, perché una volta mi ero nascosto e non mi aveva visto. C'è scritto giorno 2. Giorno numero 2. Infatti abbiamo 5 giorni per poter scappare. Ok. E se passano i 5 giorni hai perso. Già, è finito il gioco. Allora, ma ricominci dall'inizio o da dove sì, avevi inizio? Sì, sempre dalla stanza. Vediamo. È chiusa a chiave adesso, vedi? Allora, per attirarla io ho fatto così. Vediamo se adesso ci apre la porta. Ho provato a fare un po' di rumore. Ho fatto cadere il vaso così lei entra e apre la porta. Ha aperto la porta. L'ha aperta. Eccola. Che brutta. Si sta allontanando. È uscita. No, sto cercando di sentire se è sceso le scale, ma mi sa di no. Proviamo. È lì, la vedi? Sì. In bagno? Qualcosa. Sì, c'è un bagno qui. Un melone. Ma un come un melone? Sometimes inside in something. C'è qualcosa dentro il melone, c'è scritto. Sì, avevo trovato una letterina di uno che stava nella casa prima che diceva che ogni tanto lei nasconde delle cose nel cibo. Cosa vuoi fare adesso? Perché ti sei nascosto? Mi sono nascosto perché penso di aver fatto rumore, quindi ho paura che lei arriva. Ma non si sente niente. Adesso sì. Oddio. Sta arrivando. No, bisogna essere super cauti perché lei sente tutto. Ho paura. Ho paura ad aprire questa porta. Melone. Sì, per cercare di aprirlo. Ho paura adesso, ho fatto adesso rumore. Adesso lei arriva. Eccola. Spero sia andata via adesso. Cos'era quel rumore? Ha lasciato la... Vediamo se trovo qualcosa qua dentro. Vuoi provare tu? Sì. Okay. Giorno 3. Hai capito come funziona? No. Allora, come mi muovo? Con questi, no? Sì. E con questo. Con E apri le porte, con R vai sotto al letto o esci dal letto. Ok.
con citi abbassi per andare nei cunicoli. Sono sicura che durerò un minuto. Che cos'è? Ah no. Oddio. Ho paura. C'è il melone. Ah, aiuto! Dov'è? Ah! Entra dentro! Come si chiude? Qual è? Dov'è? Era lì? No, quella è la luce che ti fa vedere alcuni oggetti. Ah. Quello lì è un cacciavite che si vede okay. dalla scala. Ma quindi non c'è lei? Ho sentito un rumore che stava... sta arrivando. Che paura questo gioco! Ti ha chiuso a chiave? Come mi ha chiuso a chiave? Qua dentro? No, nel... aspetta. È andata via? Boh, credo di sì. Ok. Ho sentito un rumore. Attenta alle trappole. Ok, ho lì paura, c'è il melone. Dove devo andare? Dove vuoi? La casa è enorme. Sembra piccolina, ma è enorme. Qua c'era il bagno. Sì. Ho fatto rumore! Sì, perché hai buttato giù la... brava, okay. Sei andata sotto il letto. No. Where are you? Non sta arrivando. Non sento dei rumori, quindi non dovrebbe. Come esco? Okay. Non so dove andare. Esplora la casa, devi trovare degli indizi. Allora, io ti direi di... aiuto! Ti ho fatto cadere la gruccia, nasconditi! Sta arrivando! Dovresti trovare la chiave per l'armadietto delle armi. Ok. Dove praticamente c'è una balestra e dei tranquillanti, dei sonniferi, tipo, che tu praticamente la spari e per un po' lei si addormenta e quindi hai più possibilità, sì. E poi che cos'altro? Puoi costruire la macchina? Puoi costruire la macchina per uscire. Puoi costruire il fucile. Eccolo! Là! È la chiave! Brava! Dove devo andare? Qua! Io direi di nasconderti! Nasconditi! No, la chiave no, sta nel... nasconditi! Perché ho detto... oddio! Giusto in tempo! Hai fatto il giusto in tempo! Che paura! È lì con la sua mazza! Fa venire i brividi quando dice così. Sì. Cosa faccio? Aspetto ancora o esco? Cos'era quel rumore? Quando fa quel rumore di ferro così, ho lascia messo. La trappola. Sì. Maledetta! Esco? Sì. Per... scappa! Scappa! Aiuto! Aiuto! Devi scappare! Aiuto! Scappa! Scappa! Scappa la trappola! Attenta alla trappola quando esci, Ti ha messo un'altra. Eh sì, eccola lì. Come faccio a uscire? Devi uscire da qui probabilmente. Ok, esco? Eh sì. Attenta a non inciampare nella trappola. Come faccio a schivarla? Devi passare da qui, piano piano. Ok. Allora. Scendi giù da qua, da dietro, brava. Così vai a prendere le armi. Ma non c'è niente. Scendi, tutto dritto. Ok, allora, qui dietro di te ci dovrebbe essere la cassetta, questa. Vai, usa, perfetto. Prendi questa e sopra ci sono i tranquillanti. Uno alla volta ne puoi mettere. Okay. Quindi cerca di mirare bene quando la vedi. E come faccio? Sì, esatto, questo? Vedi, c'è scritto qua. Ok. Il primo tasto del mouse. Però ricordati che una volta che la spari cadrà la siringa, okay. Quindi la devi riprendere. Che cosa faccio? Aspetto che arrivi? No, puoi continuare. L'importante è che puoi continuare alla scoperta della casa, almeno così sei. Dov'è? Devi stare attenta, non lo so. Attenta a non trovartela davanti all'improvviso perché altrimenti... Dove sei, maledetta? Prova ad andare avanti qui. Piano, piano. No, sei stata tu a farlo cadere, quindi adesso arriverà. Da che parte arriva? Non lo so.
Aiuto, non so da che parte arriva. Vabbè, scendiamo qua. Bravo. Allora, per entrare là dentro devi premere C. Dov'è? Forse al piano di sopra. Dai, vieni qua. Così ti posso sparare. Cosa devo allora fare? Io ti consiglio adesso di andare vicino alla porta principale, visto che hai questa C. Sì? C per abbassarti. Puoi andare anche di qua. Puoi andare tutto dritta. Salendo qui dalla porta principale, saliamo verso le scale dove abbiamo iniziato e prendiamo il cacciavite. Ci serve questa C per rialzarti. Ok. Quindi sali di nuovo qui e stai attenta però, perché lei ci potrebbe essere qui. Attenta anche alla corda. Guarda su, sta scendendo. La vedi? Non l'hai presa, hai finito, hai finito, hai finito. Scappa, scappa, scappa. Aiuto! Scappa, 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 scappa. Scappa di qua, di qua, di qua, di qua. Dentro, 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 dentro. Nell'armadietto, nell'armadietto, chiuditi. Che ansia questo gioco, ti ho detto che c'hai solo un colpo, devi mirare bene. Pensavo adesso, di averla mirata bene. Adesso o devi andare a riprenderla, quella lì, oppure devi ritornare nell'armadietto per prenderne un'altra. Te l'ho detto che è complicato questo gioco? Sì. Ok, se n'è andata? Penso di sì. Sì. Una macchina. Sì, questa è la macchina, puoi trovare i pezzi della macchina e scappare anche con la macchina. Però non bella sfondare. Ops. Aiuto, scappiamo. Dovete fattare. Qua sopra sono... avevo sparato. Sì. Attenta che qui c'è la... Mi sono sparato tantissimo. Allora, giorno 4, dai, riprova. No, basta. Come basta? Sei già stanca. Ho avuto troppa paura. Mi devo riposare. Vado io allora? Sì. Riproviamo, dai. Allora, ecco qui il sonnifero. Ok. Ah, devo prendere prima il crossbow. Eccolo! Ah! Sei morto in 15 secondi! Mi ha preso subito. Ultimo giorno. Riproviamo. Sono vicino alle scale ti aveva preso, vero? Sì. Quindi devo provare a scendere lì per trovare l'arma. Adesso arrivo, adesso arrivo. Cerco di fare un po' di rumore di qua e di là. Perché? E beh, per farla andare un po' in giro, no? Vediamo qui se troviamo qualcosa nel frattempo. Un martello che ci può servire. Allora, solo il teddy bear, che non so a che cosa serve il teddy bear. Non penso che qui riesca ad entrare. Se sapete a che cosa serve il teddy bear, fatemi l'orsacchiotto, fatecelo sapere nei commenti. Vorrei vedere qui se c'è qualcosa anche. No, no, ok. Che paura! Vorrei prendere il cacciavite per andare ad aprire quella... Allora... Credo ti abbia... Eccolo qui il crossbow, preso! Ok. Ok, così almeno possiamo stare... Andiamo a prendere il tranquillante, così sì, almeno se arriva possiamo fare qualcosa. Spero di non trovarmela davanti qui. Difficilissimo questo gioco. Quindi abbiamo perso. Che succede adesso? Mi sa che ha deciso di... La ghigliottina è questa. Oddio! Ci ha ammazzato con la ghigliottina. Oddio! Allora, questo gioco è veramente, veramente era veramente difficile, difficile, ma anche divertente, ma ti tiene un sacco in ansia. Hai sì, sempre paura di dove sia. Sicuramente voi siete un po' più esperti, esatto, di noi. Infatti dateci dei consigli. Dateci dei consigli anche su come scappare, su come usare gli oggetti. E lasciate un mi piace se volete che facciamo una seconda parte. Esatto, così magari anche grazie ai vostri consigli poi possiamo provare a fare la seconda parte e riuscire a durare di più di
30 secondi a partita. E magari riuscire a scappare proprio. Esatto. Lasciate un bel mi piace e lasciateci un commento anche con tutte le vostre opinioni, i pareri e i consigli di gioco. Vi lasciamo qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Esatto, cliccate su quello che preferite. Buona visione. Ciao.